Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, bentornati nella mia cucina e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle torte salate. Finalmente sono riuscita a filmarlo, video tanto atteso, e ho deciso di raggruppare quattro ricette che sono tra le mie preferite. Sono facili, veloci, davvero molto semplici ma anche molto gustose. Partiamo dalla prima ricetta che, oltre ad essere buonissima, è anche molto scenografica grazie alle verdure disposte a spirale. Io in particolare ho scelto zucchine e carote, ma chiaramente potete scegliere quello che preferite o che avete in casa. Partiamo dalle verdure, circa un paio di zucchine e 3-4 carote, ma chiaramente dipende dalla dimensione dei vostri ortaggi. La prima cosa da fare è sicuramente pulirle e eliminare le estremità, e poi ho iniziato a tagliarle a fette molto molto sottili, e io per farlo utilizzo il pelacarote. Potete anche utilizzare la mandolina, vi sconsiglio di farlo al coltello perché non riuscireste ad ottenere lo spessore giusto. Le fette devono essere veramente molto molto sottili, molto flessibili, in modo da poter disporre poi le verdure a spirale, quindi in cerchio. Questo è lo spessore a cui mi riferisco. Faccio lo stesso anche con le carote e poi passo al ripieno, alla cremina che sarà alla base delle verdure, quindi stracchino una confezione, qualche cucchiaio di formaggio grattugiato, dipende anche molto dai vostri gusti, un uovo, un po' di sale, un po' di pepe, e praticamente abbiamo finito. Vado ad amalgamare gli ingredienti, vado a formare una cremina. Se vedete che è troppo densa, aggiungete un pochettino di latte. Io amalgamo tutti gli ingredienti con una frusta a mano, perché in questo modo vado a eliminare eventuali grumi che si sono formati. Cremina fatta, quindi ci siamo. Prendo un rotolo di pasta brisé e lo posiziono nel mio stampo. Io utilizzo uno stampo da crostata che ha il fondo estraibile, che poi mi aiuterà ad estrarre la torta quando sarà ancora calda, comunque tiepida. Vado a bucherellare il fondo della pasta brisé e poi verso semplicemente la cremina che abbiamo formato prima. Non deve essere una quantità esagerata, deve essere giusto un fondo su cui poi andare ad adagiare le verdure. Parto con le zucchine, quindi le dispongo in cerchio, e poi vado con le carote, mi alterno, quindi zucchina, carote, fino a finire tutte le verdure che ho preparato. Ci vuole un po' di tempo, devo essere sincera, però il risultato secondo me è davvero molto carino e vi assicuro che è anche molto buona questa torta salata. Quando sono arrivata quindi al centro, vado a riempire eventuali buchi con le verdure che mi sono avanzate, in modo da farla un pochettino più fitta. Vado a spennellare con un po' di olio d'oliva, sale, pepe, perché non ho condito le verdure prima, e posso infornare. 180 gradi, forno statico, ci vorranno circa 25-30 minuti, ma chiaramente questo dipende anche dalla potenza del vostro forno. E voilà, torta salata sfornata. Io la trovo veramente molto bella, mi si è bruciacchiata leggermente sui bordi perché veramente l'ho dimenticata in forno per quei 2 minuti, quindi non fate come me, bella e buona. E a questo punto possiamo passare alla seconda torta salata. Questa è completamente diversa perché non utilizzeremo né pasta sfoglia né pasta brisé, è proprio una torta salata. Io l'ho farcita con dei carciofi, pomodorini, del prosciutto cotto, però anche qui potete utilizzare quello che più preferite. Io parto dai carciofi, semplicemente dei carciofi a spicchi che avevo nel congelatore, li metto in una padella con un filino di olio, li faccio saltare qualche minuto e poi aggiungo anche dei pomodorini tagliati a metà, aggiusto di sale, aggiungo anche un po' di pepe e lascio andare per qualche minuto fino a cottura. Una volta cotti i carciofi mi dedico all'impasto della nostra torta salata, quindi 3 uova. Vado prima a sbatterle in modo da far incorporare un pochettino d'aria e poi posso aggiungere un bicchiere di latte, comunque tutti gli ingredienti li trovate qui sotto nell'info box, mi sono dimenticata di dirvelo, l'olio d'oliva, un po' di formaggio grattugiato, aggiusto ovviamente di sale e di pepe che comunque è facoltativo, a me piace molto e quindi lo metto. Lo stesso vale per il prezzemolo tritato e poi inizio ad amalgamare con una frusta perché anche qui voglio evitare la formazione di grumi, ed infine penultimo ingrediente, la farina.
L'aggiungo poco alla volta, sempre per evitare la formazione di grumi che poi sarebbe difficile eliminare quando il composto inizia a diventare un pochettino più denso. Una volta terminata la farina, vado ad aggiungere l'ultimo ingrediente, ossia una bustina di lievito istantaneo. Questo è lievito per torte salate, che non è il lievito di birra, è proprio una cosa diversa, quindi non sostituitelo con il lievito di birra perché non andrebbe bene. Aggiungo poi il prosciutto cotto a cubetti, volendo potete aggiungere la pancetta, lo speck, quello che preferite. E infine aggiungo i carciofi che si sono leggermente intiepiditi con i pomodorini. Vado ad amalgamare il tutto e poi verso in uno stampo. Io ho scelto uno stampo da ciambella, questo è lo stampo della chiffon cake che ha il fondo estraibile, però chiaramente potete utilizzare lo stampo che preferite, rotondo, quadrato, rettangolare, ciambella, quello che volete. E poi ho tenuto da parte dei pomodorini e dei dadini di prosciutto cotto da mettere sopra così. Ecco lo sfornato, io l'ho cotto a 180 gradi per circa 45-50 minuti, però fate sempre la prova dello stecchino per vedere se l'interno è completamente cotto. Qui ho tagliato una fetta in modo da farvela vedere. Guardate che meraviglia, bello ricco come piace a me, bello farcito e morbidissimo. Spero che possa piacervi. Io adoro questa ricetta. In casa nostra questa torta salata dura veramente pochissimo, come tutte le altre, ma questa in particolar modo. Passiamo alla prossima torta salata. Torniamo sul semplice, quindi pasta brisée, verdure all'interno, cremina, facile, velocissima, ma molto gustosa. Questa, devo essere sincera, è quella che faccio più spesso proprio perché è davvero velocissima da preparare. Parto da delle verdure surgelate, queste le ho acquistate al supermercato e in questo caso abbiamo carote, pomodori, zucchine, melanzane. Vado a prendere un contenitore per la cottura in microonde che io utilizzo molto spesso. Aggiungo il contenuto della busta, anche dei piselli, anche loro surgelati, e poi lascio cuocere per circa 8-10 minuti. Nel frattempo preparo la cremina partendo da due uova intere, aggiusto di sale, di pepe, di noce moscata, ma chiaramente potete anche ometterla se non vi piace, io la adoro con la ricotta e quindi non posso non metterla. Aggiungo appunto la ricotta, questi sono due vasetti da 100 grammi, ma aggiungo anche un vasetto di yogurt greco magro, 0% di grassi, quindi senza zucchero, e vado ad amalgamare bene tutti gli ingredienti con la mia frusta. Aggiungo anche del formaggio grattugiato che a me piace molto e poi la cremina è pronta e quindi vado ad aggiungere le verdure che però ho lasciato intiepidire leggermente e la torta è pronta, dobbiamo soltanto assemblarla e lasciarla cuocere, quindi prendo sempre il mio stampo da crostata, sempre un rotolo di pasta brisée, potete anche utilizzare la pasta sfoglia. Io sinceramente preferisco la brisée perché si sbriciola meno una volta cotta, però sono gusti. Vado sempre a bucherellare il fondo e poi verso la mia cremina con le mie verdure, quindi verso la mia farcitura, e poi vado a chiudere la pasta, quindi vado a fare un risvoltino in modo da renderla anche più carina. Semplicemente io pizzico la pasta, è proprio una cosa semplicissima. E siamo pronti per la cottura, anche qui 180 gradi, 25-30 minuti. Se vedete che inizia a sbruciacchiarsi troppo sulla superficie, copritela, mi raccomando. Io la cuocio sul ripiano più basso del forno perché voglio cuocere bene la pasta brisée, non mi piace quando rimane un po' molliccia e cruda, e qui potete vedere che si è cotta alla perfezione. E voilà, buonissima, velocissima, provatela e mi farete sapere. E finalmente siamo arrivati alla quarta e ultima torta salata, anche questa ragazzi buonissima. A riguardare queste immagini mi viene una voglia di prepararla di nuovo. Anche questa molto veloce, pasta brisée, verdure e in questo caso io ho scelto i broccoli, ma se non li amate potete utilizzare anche un altro tipo di verdura, quello che preferite, insomma. Sono partita da un broccolo intero, l'ho pulito, l'ho lavato, l'ho tagliato, ho formato queste cimette che poi sono andata a cuocere in microonde con il contenitore che vi ho mostrato anche prima. Io, tra parentesi, l'ho acquistato su Amazon e quindi magari vi metto il link qua sotto nell'info box. Questa volta, trattandosi di verdure fresche, ho aggiunto anche un goccino d'acqua e ho cotto sempre per quei 10 minuti circa.
verso in una padella della pancetta, io l'ho scelta dolce perché non amo tanto quella affumicata, senza aggiungere condimenti, senza aggiungere olio, vado a farla rosolare e quando diventa un pochettino croccante aggiungo anche il broccolo, aggiusto di sale e di pepe e faccio saltare il tutto per far sì che il broccolo si insaporisca per bene. Ci vorranno veramente 5 minuti perché il broccolo è già cotto. A questo punto aggiungo della besciamella, siamo sui 500 grammi di besciamella, questa l'avevo preparata prima. Se vedete dei puntini nella besciamella è la noce moscata perché, come vi ho detto prima, io l'amo tantissimo, la metto un po' dappertutto, ma nella besciamella per me non deve mai mancare. Vado ad amalgamare per bene il tutto e già così è buonissimo il broccolo. Prendo il mio rotolo di pasta brisée, come al solito lo stendo nel mio stampo da crostata, vado a bucherellare il fondo e poi verso il broccolo con la pancetta e la besciamella. Vado a livellare un po' e poi, come al solito, vado a chiudere la mia pasta sempre pizzicandola. Diventa veramente molto carina secondo me e in questo modo evitiamo anche che la pasta brisée che rimane in eccesso si bruci. Siamo pronti per la cottura, ancora una volta a 180 gradi, sempre 25-30 minuti però guardatela per evitare che si bruci e qui vi ho anche tagliato una fetta per farvela vedere. Mamma mia, questa è golosissima con la besciamella, è qualcosa di spettacolare e voilà! Anche l'ultima torta salata è pronta. Io spero di avervi dato qualche idea carina per cene o pranzi. Vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!